adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi ho voluto portare un video diverso dal solito. Ormai l'estate è alle porte e molti di noi cercano di tornare in forma, quindi tentiamo di fare un po' di esercizio per perdere qualche chiletto. Purtroppo più delle volte non ci riusciamo. Oggi voglio farti vedere un video che ti aiuterà a mangiare di meno e forse a farti perdere qualche chilo in più. Prima di iniziare però voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per le notifiche. Detto questo, cominciamo. I ragni fritti sono una specialità della Cambogia. Infatti, in Cambogia ci sono dei veri e propri allevamenti di tarantole. Questi graziosi animaletti vengono fritti nell'olio bollente. Tu dirai, forse sono già morti, no? Vengono fritti vivi e vegeti. I pochi coraggiosi che hanno provato questa prelibatezza hanno descritto il sapore di questi ragnetti simile al pollo e al merluzzo. La parte più apprezzata di questo insetto è l'addome, dove risiedono i suoi organi interni, le uova e i suoi escrementi. Lo smalawo. E già questo non mi dice niente di buono. Non è altro che la testa di pecora, che viene cotta insieme al cervello dell'animale, compreso la lingua. La testa dell'animale viene servito cotta con alcuni condimenti. Può essere gustata con tranquillità e serenità. Il sanaki è uno dei piatti prelibati della Corea, che consiste nell'affettare in tanti pezzi un piccolo polipo. L'animale viene servito quando è ancora vivo e vegeto. Molti che lo hanno assaggiato hanno dichiarato che il dimenarsi dei piccoli pezzi dell'animale, quando viene ingerito, provoca una sensazione di piacere. Bisogna però stare molto attenti, perché il dimenarsi dei piccoli tentacoli può provocare soffocamento. La zuppa di serpente è uno dei piatti che potresti assaggiare visitando Hong Kong. Questa specialità viene servita in base alle loro tradizioni, utilizzando due specie diverse di serpenti. In questo menù sono compresi i pitoni, i cobra e i serpenti di mare. In base a quello che hanno dichiarato coloro che hanno assaggiato questi piatti, il sapore è simile a quello del pollo e del pesce. E adesso viene il meglio. I bruchi monpa. Questi bruchi non sono altro che larve di una falena chiamata falena imperatrice. Questo piatto è uno dei menù che puoi assaggiare in Africa del Sud. Il metodo con cui viene preparato e poi servito è molto semplice. Una volta catturato, il bruco viene preso e gli viene praticato un foro alla base della coda. Dopo di ciò, il bruco viene strizzato letteralmente per fare uscire fuori dal foro appena fatto le feci dell'insetto, che sono di colore verdastro. Dopodiché, l'insetto viene cotto fritto, oppure può essere mangiato crudo con delle spezie, cipolle, patate e spezie varie. Ci sono altri piatti particolari di cui potevo parlarvi, però mi sono voluto fermare qua perché il mio stomaco non ha retto. Il video finisce qui e io come al solito vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao!